Misero, il tuo coraggio ti ucciderà. Cosa spinge un uomo ad abbandonare la donna amata? Di Chirico avrebbe risposto il destino. Lui, destinato a una vita di pellegrinaggio da una città all'altra, nato a Volos in Grecia da genitori italiani. E il destino è quello che attende ineluttabile Ettore, rigoroso principe troiano, guerriero incredibile, figlio di Priamo. Nel sesto libro dell'Iliade, Ettore si appresta a salutare la sua adorata sposa e il piccolo figlio Astianarte. De Chirico, durante la sua lunga e prolifica carriera, immortala questo commovente incontro che i due coniugi hanno alle porte scee in svariate opere. E qui a Palazzo Blu, dal 7 novembre, sarà possibile ammirarne le versioni del 1924 e del 1931. Andromaca, con parole cariche di angoscia e dolore, supplica lo sposo di non scendere in battaglia. Lo scontro sanguinoso che lo aspetta contro Achille gli sarà fatale. La donna presto sarà sola. Ettore non solo gli è sposo, ma padre, madre e fratello. E ad aspettarla ci sarà solo un triste destino di schiavitù. Ma Ettore non può cedere, affronterà la morte perché è destino. L'etica eroica dell'Iliade vede la realizzazione dell'uomo nel valore guerriero. Sa che deve difendere Troia in quanto protettore della città. In un ambiente segnato da solitarie e monolitiche mura, irrischiarato da un crepuscolo foriero di tragicità, De Chirico inserisce due manichini, Ettore e Andromaca, privi di ridondanze descrittive, risultato della spoliazione delle figure ammantate dei dipinti degli anni 10. I due automi, burattini di un destino crudele, tentano un ultimo abbraccio davanti alle porte scee, ridotti a mera intelaiatura. È tempo degli addii. L'insensata guerra reclama sangue e sacrificio. A distanza di tempo e spazio, il caporale De Chirico sarà lui stesso vittima inerte dei rituali perenni e strazianti che si ripetono nell'arco della storia, quando verrà chiamato alle armi allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Dal 7 novembre a Palazzo Blu apre la mostra De Chirico. Venite a trovarci, vi aspettiamo!